Bene, eccoci di nuovo a Bibiz Live. Come vi avevo anticipato, facciamo adesso il punto sulla cessione di crediti fiscali e lo facciamo con Andrea Feliciani, che è il Co-Head Tax Credits di Banca CF Plus. Eccoci, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, appunto, Banca CF Plus ha tutta una divisione che è proprio dedicata, no, all'acquisto, no, dei crediti fiscali, quindi siano IRES, IRAP piuttosto che IVA, dalle imprese, sia crediti in bonis, sia crediti di società appunto in difficoltà. E, di conseguenza vogliamo capire in che cosa consiste effettivamente questo tipo di attività e più in generale poi invece poi la vostra offerta, come si Chiaro. caratterizza. Allora, innanzitutto grazie. Il prodotto, diciamo, che noi offriamo è un prodotto rivolto sia ad imprese che naturalmente e su base periodica generano crediti fiscali, sia aziende che su base occasionale si trovano con crediti fiscali che vogliono o ottimizzare il proprio ciclo di cassa e quindi non aspettare il rimborso, oppure che sono in situazioni di stress finanziario e che hanno difficoltà ad accedere a altre forme di finanziamento e quindi decidono di smobilitare il proprio credito. La cosa, diciamo, particolare di questo prodotto è che è un prodotto che è basato sull'analisi non della controparte, ma è basato sull'analisi del credito fiscale stesso. E questo ci permette quindi di agire su un range di soggetti estremamente ampio. Il prodotto è un prodotto estremamente veloce, nel senso che noi riusciamo ad ottenere, ad arrivare, ad erogare, ad acquistare il credito nel giro di 4-6 settimane. Ha poi la caratteristica che, essendo un acquisto di crediti e non un finanziamento vero e proprio, pur se poi, diciamo, già dà liquidità all'azienda, non impatta sugli indici, per esempio, di leverage ratio della banca, del soggetto cedente, oppure sulla centrale rischi. E questo per certi soggetti può essere anche un elemento importante da valutare. Diciamo, dal punto di vista di processo, come dicevo, è un prodotto piuttosto rapido, perché noi riusciamo nel giro di una settimana, 10 giorni dalla richiesta, a produrre un'indicazione di prezzo, a fare un'offerta, che dà modo poi alla cedente di decidere se procedere con l'opportunità o meno. E poi da lì parte un processo di analisi un po' più approfondito, sempre basato esclusivamente sull'attivo, che dura più o meno 4 settimane. Da lì poi in altri 5 giorni riusciamo ad arrivare a finalizzare l'acquisto. Quindi nel complesso, da quando l'azienda ha deciso di andare su quella strada, passano mediamente, cioè, ripeto, tra le 3, 4 e le 6 settimane, quindi un processo piuttosto rapido. Tra gli altri, diciamo, vantaggi di questo prodotto è che prevede poi noi tendiamo a condividere con i soggetti con cui lavoriamo l'upside, quindi cerchiamo di strutturare le nostre offerte in maniera tale da condividere con la cedente, diciamo, il potenziale, diciamo, i vantaggi che si possono ottenere da una riscossione piuttosto rapida del credito. Un altro aspetto probabilmente da tenere in considerazione nel momento in cui si accede a questo prodotto è che, vendendo il credito, il cedente si libera di tutta la fase gestionale del credito, affidandolo ad un soggetto professionale come Banca CF Plus. Perfetto, quindi. Da un punto di vista, diciamo, di accordi con le cedenti, noi lavoriamo sia, diciamo, su base singola, quindi acquistando one-off, sia invece facendo degli accordi di principio che rimangono purtroppo poi sempre soggetti a una verifica puntuale dei singoli crediti, ma riusciamo a fare una sorta di accordi quadro con le cedenti che si trovano nella situazione di dover cedere su base continuativa. Da un punto di vista dimensionale, forse è importante dare un'idea, diciamo, gli acquisti sono per noi, secondo noi, interessanti a partire dai 100-150 mila euro in su, perché al di sotto di questa soglia ci sono una serie di costi fissi che in qualche modo rendono poco conveniente per la cedente andare a fare questo tipo di operazione. Stiamo lavorando per ridurre questo costo e probabilmente dal prossimo anno saremo in grado di offrire dei prodotti mirati ad acquisire anche dei crediti di importi molto molto più piccoli.
Perfetto, quindi potranno avvantaggiarsi quindi di questo tipo di offerte delle Esatto, società molto, molto piccole. Benissimo. Ecco, esattamente. la vostra esperienza, no, su questo mercato comunque non è di adesso, ma risale ancora, no, ai tempi di credito fondiario, no? Quindi era il risultato di una joint venture con BeFinance. Ecco, ci racconta un po' meglio com'è stata, insomma, l'origine di tutto questo. Ai tempi di credito fondiario, quando la banca era focalizzata sul mondo degli NPL, si era deciso di diversificare l'attività e quindi c'era stato interesse nel mondo dei crediti fiscali. BeFinance all'epoca lavorava con un altro fondo, ma era, diciamo, giunto al termine del loro accordo, e quindi Credito Fondiario all'epoca, CF, era intervenuta rilevando sostanzialmente la posizione di questo fondo e creando una JV con BeFinance. Quindi di fatto abbiamo cominciato la nostra attività alla fine del 2018. Per effetto di questa JV, BeFinance ha diviso la propria attività in due società, una che si chiama BCM e una BTC. BCM è questa società che è specializzata nell'analisi dei crediti, quindi nell'attività tutta un'attività di due diligence, e poi invece nell'attività di collection e di service. Questa società è stata acquisita alla fine del 2020 da CF ed è, diciamo, in corso di fusione. Diciamo, per l'estate sarà fusa completamente all'interno di CF Plus. L'altra società che era stata creata per effetto della JV si chiama BTC ed è invece focalizzata sull'attività di origination. Attività di origination che quindi è sempre funzionalmente integrata in Banca CF Plus, ma è ancora all'esterno dal punto di vista puramente societario. Si tratta di una struttura che nel complesso ha più di 20 professionisti che hanno un'esperienza ultradecennale e che sono dedicati esclusivamente all'acquisto e all'analisi, all'acquisto, alla gestione dei crediti fiscali, e quindi gestiscono tutto, diciamo, il processo dal momento dell'origination, dell'analisi e poi della gestione fino ad arrivare all'incasso del credito. Benissimo. Ecco, per inquadrare, insomma, un po' le dimensioni poi della vostra attività, quindi facciamo, non so, da quando siete partiti, quindi oggi, diciamo, che turnover avete, non so, che cosa mi può dire come numeri? Dal punto di vista dimensionale, noi diciamo, abbiamo analizzato dall'inizio del 2019 circa 1500 cedenti per 2300 posizioni. Il controvalore si avvicina ai 2 miliardi quasi. Di questi poi ovviamente una parte sono stati acquistati, una parte non è stato possibile procedere all'acquisto perché l'analisi non è stata positiva. La maggior parte di questi crediti, circa l'80%, sono crediti IVA. E l'80% direi sono da società operative, da società in bonus. Questo perché non per una scelta nostra, diciamo, di andare su questi mercati, ma perché sono i mercati tipicamente più grandi, perché noi non facciamo, diciamo, non abbiamo una preferenza, se vuole, in termini di mercato. Lavoriamo su tutti i mercati e questo banalmente sono stati i mercati su quali abbiamo trovato più opportunità, ecco. Benissimo. Adesso ricordo soltanto in un flash che martedì prossimo, quindi il 21 di giugno, appunto Banca CF Plus, sempre in collaborazione con Bivisa, ha organizzato questo webinar dedicato proprio a crediti fiscali, ma a una particolare nicchia, quindi alla cessione dei crediti IRES-IRAP derivanti da IMU su immobili strumentali. Quindi ovviamente stiamo sempre parlando di imprese, quindi trovate poi il link per iscriversi su Bivisa. Benissimo, allora io adesso ringrazio molto il Grazie nostro a voi. ospite, quindi Andrea Feliciani, di essere stato con noi e noi ci rivediamo lunedì prossimo. Grazie. Arrivederci.